Sacrosanto, io ti ho scritto tutto quanto, è crudo, costo sopra sotto, la vita è una sorpresa, tutta da scartacciare. Sì, confetti! Grazie, signora Venanzia! Ma, signora Venanzia, lo sa che cosa è successo al matrimonio della mia sorella Luisa col dottor Collalto? No, che cosa è successo? Beh, ha presente che dopo il matrimonio scrivono sempre viva gli sposi e mettono i barattoli dentro la macchina? Sì, così fatto. Ecco, sì. Io ho preso una girandola come questa. Via! Stai zitto! Sta arrivando mio nipote. Per aver pace mi tocca pure fare la quinta di non sentire. Ci vediamo dopo. Come va, cara zia? Vai, via! Ah, non via, zia! Una bugia! Sorda come una campana. Sarai te la Befana. Ma che Befana? Ho chiesto come state. No. Cosa? No! Ma cosa? No, non le ha mangiate! Ma che cosa? Le crostate! Ma che crostate? Ho chiesto come vi sentite! Ci sento, non c'è bisogno che urli così perché mi farai diventare sorda! Va bene, purtroppo. Ma perché purtroppo? Come mai sei gobbo? Ma che gobbo? Perché purtroppo? Sei anche gobbo! No, come mai purtroppo? Sei stato bene! Perché voi non vedete l'ora che io crepa! Ma che dite, eh? E perché mai? Quai sono l'eredità. Ma se vi teniamo qua, non è per la vostra eredità, ma per un senso civile e sociale che vede gli anziani partecipi della vita familiare. Ereditare! Ecco quello che ti interessa. Lo so che aspetti il mio trapasso. Ma che trapasso? Ma che trapasso? Il mio trapasso! Col fuoco al culo! Ma quale fuoco? Questo! Questo che è successo al matrimonio di mia sorella Luisa col dottor Collalto.